Articolo 5. Il consultorio e la struttura sociosanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, devono esaminare con la donna e, se lei è d'accordo con il padre del concepito, i problemi da lei proposti. Devono inoltre aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza, metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre e promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenerla, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Se noi sapessimo, poniamo, che il 50% delle cause è non so, di natura economica, sarebbe giusto che lo Stato venisse chiamato in causa per rimuovere queste cause, perché la legge prevede che lo Stato rimuova le cause di natura economica, ma non lo sappiamo. Ma nessuno mi ha mai detto parliamone o comunque vuoi magari non farlo. Era proprio una burocrazia che seguiva il proprio corso. Perché il personale che opera nel consultorio solitamente è pro choice, quindi dice il mio interlocutore mi chiede l'aborto, vabbè, firmo e l'aborto sia, in questo modo ho rispettato la libertà della donna. Quando io anche lì ho detto poi alla fine di tutto l'iter, mentre la dottoressa stava compilando l'ultimo documento, io ho detto: guardi dottoressa, io non ho nessuna intenzione di abortire. Lei stava scrivendo, ha alzato il viso, mi ha guardata e mi ha detto: brava. E io l'ho guardato e ho detto, fra me e me ho pensato: perché me lo dice adesso? Allora può essere che in alcune realtà venga sbrigato con vuoi abortire? Guardate, non è di per sé il consultorio che fa gli operatori, sono gli operatori che fanno le strutture. E purtroppo 30.000 donne in Inghilterra oggi, siamo 2008, siamo nel Regno Unito, 30.000 donne perdono il lavoro perché hanno un figlio, anche in Italia, non solo in Inghilterra. Quante ragazze mi dicono, mi avrebbero messa a tempo indeterminato, ma sono rimasta incinta e quindi non mi rinnoveranno il contratto. E quante invece se lo fanno rinnovare e quindi decidono di abortire proprio per questo? Succede anche questo, che interrompano la gravidanza all'inizio di un contratto lavorativo. Abortisco perché non me lo posso permettere questo figlio, perché non ho nessun aiuto, nessun sostegno di tipo sociale che mi permetta di poterlo mettere al mondo. Una donna che venga licenziata se rimane incinta, viene abbandonata dal marito se non abortisce, viene maltrattata da tutti i familiari, viene accusata di essere incinta. È certo che non si trova in una condizione di libertà.